Il falchetto di Team New Zealand. A sorpresa, Sorpresa è con tipo un anno e uscito. mezzo di ritardo, hanno varato la barca che serve per vedere come verrà la barca che hanno già costruito. Esatto, qualcosa del genere. Quindi, allora, è stato varato questo muretto, finalmente, di Team New Zealand, che era l'ultimo che mancava all'appello, direi, Sì, esatto. giusto? E quindi, come il vecchio Vittorio, il vecchio Pietro hanno detto più volte, diciamo che è una buona idea quella di avere un muretto, soprattutto per il fatto che l'altra barca, che al momento è tra l'altro anche singola, la Sì. barca 1, viaggia continuamente, per cui se no hai dei tempi morti di Esatto, allenamento soprattutto di allenamento di equipaggio, di tattica e di notevolissimo. sviluppo Esatto. Quindi alla fine, dopo aver detto, ah no, usiamo il simulatore, figurati, non serve a niente, l'hanno anche. puntualmente fatto, anzi l'avevano già pensato da un sacco di tempo fa. Loro dicono di aver iniziato a pensare a questa barca, diciamo, nel momento in cui hanno finito il disegno sostanzialmente della barca 1, Esatto. abbiamo iniziato a pensare a questa durante la costruzione fondamentalmente della barca 1 e che quindi poi sono andate avanti così. La verità è che questa barca non è una versione piccola della barca 1, almeno questa è la No, mia esatto. impressione, per niente, secondo me invece è un'evoluzione della barca 1 e quindi secondo me è nata dopo le prime prove, sia come disegno sia come poi chiaramente realizzazione, è nata secondo me dopo le prime prove del Delfino, Esatto. cosa che come tempi in un contesto di Coppa America secondo me è assolutamente fattibile, cioè non dico che il progetto non sia nato prima, però la finalizzazione del progetto e anche dello scafo secondo me è nata dopo. Sì, esatto. Cioè sì, non, sì, no, cioè, sì, È forse, probabile, è del tutto cioè, probabile. Possono sicuramente aver cambiato un po' di cose in corso d'opera, diciamo. Esatto. Cioè, è possibile che abbiano iniziato a costruire, magari a mettere giù i primi, diciamo, pezzi appena dopo il varo della barca grossa, del Delfino, ma poi che si siano tenuti qualche modo per variare in corso d'opera anche in maniera significativa. Il progetto, anche dal punto di Esatto. vista appunto, di linee, di forma. Allora, infatti, perché sarebbe stato facile fare semplicemente il medesimo progetto, semplicemente in scala, In no? scala. Sarebbe stato semplice anche perché non avresti regalato nulla agli avversari. La barca 1 c'era già, quindi Esatto. bastava semplicemente farla in più piccola e avrebbe funzionato. Invece qua ci sono stati dei cambiamenti. I cambiamenti, a mio modesto parere, i cambiamenti sono dovuti al fatto che questa è una barca fatta, innanzitutto è una barca fatta su stampo, secondo me. Su stampo femmina e quindi a mio parere se dovessi scommettere siccome questa è la prima di una serie di almeno due barche È possibile, certo. per cui c'è l'idea secondo me di fare quello che avevano detto sempre il vecchio Pietro e il vecchio Vittorio avevano detto Certo. che era fondamentale avere due barche d'allenamento identiche per poter provare le cose quindi secondo mio modesto parere questa qua è semplicemente la prima delle due perché ha delle caratteristiche classiche di una barca molto squadrata, quindi non c'è stata grande attenzione comunque all'aerodinamica sicuramente. Sembra che poter essere estratta facilmente da uno stampo, si Esatto. direbbe, quindi la prua non è inversa, cioè, è fatta a spigolo, la prua non è inversa, diciamo, ha tutta una serie di caratteristiche che sembrerebbero essere dovute a questa cosa qua. Viene sicuramente se dovessero fare un'altra barca sul medesimo stampo, penso che varrebbe veramente uguale. Esatto, No? molto probabile, sì. Sì, però ci sono delle novità, diciamo, molto molto interessanti. Intanto la specie di, come si chiama? Di Chiglia, pancetta pancetta di chiglia. che aveva la barca 1 non c'è più ed è stata sostituita da una specie di accenno Esatto, di parte piatta centrale. esattamente, una sorta di mezza parte piatta centrale, un po' molto in piccolo quella che c'è sulla barca Hugo Boss, Esatto. molto molto in piccolo, Sì, quindi non, cioè, tu non potrai mai stare su quella superficie lì, è troppo esatto, piccola, è no? Quindi troppo piccola, è come fosse una luna rossa segata. esatto. Esatto, qualcosa del genere. Esatto, per cui appunto oltre a questo piccolo piattino centrale che un pochino comunque fa sempre quella funzione di chiglia che evidentemente i neozelandesi, in cui evidentemente i neozelandesi credono, così come Luna Rossa, oltre a questo c'è una forte V di Esatto. scafo. Questo piattino centrale termina davanti con una prua un po' strana, un po' nasuta. Un po' da. Sì, da supply vessel, oppure va bene anche da match race, questo che è un'altra Esatto. cosa che mi fa pensare che comunque va bene se anche tu ti scontri, diciamo, con questa barca, non fai
tanti danni, come invece faresti con la prua inversa, quello certamente. Quindi insomma questa è un'altra possibilità. In più il buon prezzo non c'è in questa prua, e questo può far pensare che appunto di nuovo non si sia pensato un po' a un possibile corpo a corpo. Non è che voglio dire che è solo tutto su questo, però no, insomma, però sicuramente il fatto che non ci sia il buon prezzo ti potrebbe aver consentito di fare la barca a 40 piedi invece che, adesso non vorrei dire una cifra a casa, 34 35, e che cambia piuttosto da un punto di vista poi del comportamento della barca. Più simile a fare la barca grossa, più hai delle risposte credibili. Esattamente, perché poi non è ovviamente le variazioni non sono lineari, per cui quel metro in più di barca ti porta molto più peso, quindi molto più insomma, tutte cose poi, che puoi imbarcare fanno magari una persona in più, cioè tutte queste cose qua. Esatto. È tutto molto molto più simile. Io avrei fatto quella scelta lì, visto che il CoZero sul compresso alla fine lo usi veramente poco. Sì. A quel punto tanto vale provarlo direttamente sulla barca grossa, non lo usi in condizioni limite, non ha senso fare una barca. Invece visto che la regola è 12 metri in condizioni naviganti, non potevi certamente mettere un buon prisso fisso. Se avessi messo un buon prezzo fisso, avessi dovuto fare la barca a 35 piedi, più 5 piedi di buon prezzo, sicuramente. Poi tra l'altro c'è anche il vantaggio che queste barche hanno una J, diciamo, piuttosto corta, quindi un fiocco molto a rapporto d'aspetto molto alto, per cui volendo una vela in prua ce la puoi comunque murare, non sarà ovviamente con lo stesso rapporto d'aspetto del CoZero, però è molto se hai, insomma, diciamo, all'atto delle manovre ti viene bene uguale. Ecco. Esatto. Questo, diciamo, la fa somigliare sempre di più un Laser 4000 col buon prezzo rientrato. Diciamo che la prua è veramente, la parte davanti, quasi simile, veramente sì. Veramente, veramente molto simile. Lo scafo della barca ha sicuramente questo piatto molto importante, con un angolo però comunque molto molto aperto. Esatto. Non è uguale. C'è un lavoro fatto da Jacques Tanglang e François Chevalier, come al solito, che sono stati gentili da mandarcelo, e dove si vede che comunque la pancetta del delfino più la sua, diciamo, la sua parte bassa non erano comunque più angolati, molto più angolati di quanto invece questo qua sia aperto. E questo, e in più la parte prodiera sembra molto più piena, giusto? Sicuramente, diciamo, hanno cercato di avere non tanto volume nella parte proprio nel punto iniziale, anche se la prua non è sottile come quella della barca grossa, ma poi hanno cercato con questa fiancata e questo spigolo molto alto, secondo me, di avere un po' di volumi anche a prua, a barca sbandata, perché giustamente le barche quando sbandano tendono ad andare, diciamo, anche oltre a girare trasversalmente, si appruano anche, per cui quel volume lì ti serve per ribaltarti di meno, in sostanza. Esatto, avranno trovato certamente difficoltà a portare la barca a bassissima velocità, quello l'abbiamo visto chiaramente. Sì. Hanno avuto chiaramente la scuffia, che sarà stata l'unica filmata, ma ne abbiamo vista, sicuramente ne avranno avute anche delle altre. Probabile, sì. E quindi sicuramente si sono resi conto che comunque era meglio mettere più volumi, certamente per una barca, diciamo, d'allenamento era sicuramente una buona idea. Quindi questo, ripeto, anche questo sembra dovuto al fatto che comunque la barca 1 era già stata provata, insomma, dovuto al fatto che la barca l'avevano già provata. Insomma. Esatto, avevano già capito almeno i punti. C'erano. Infatti hanno fatto tutta una serie di correzioni che io stesso avrei fatto, non lo so, compreso il fatto di questa V qua, mi piace moltissimo, tantissimo questa, perché secondo me puoi provare a fare l'assetto sovrasbandato, creando il ground effect, lo stesso che crea, diciamo, ai Neos e quindi gli inglesi e gli americani, lo stesso diciamo lift che può essere prodotto dalla barca inglese e dalla barca americana sul piatto, loro lo possono fare, però lo possono fare con la barca sovrasbandata, e questo ti crea un lift aggiuntivo della vela, come abbiamo detto più volte. Esattamente, no? Per cui c'è una parte di lift che è dovuta alla vela, e quindi uno sostanzialmente riesce a tenere il trim minore sui foil, e quindi in generale avere meno resistenza. Questo qua è un assetto che si usa in bolina, dove le barche sono veloci ma non velocissime, cioè i famosi 50 nodi che tutti dicono che queste barche possono fare,
si raggiungono in poppa, diciamo, mentre in bolina ne faranno una ventina, per cui quando su 20 nodi, ecco, uno in più o uno in meno fa tanto. Eh sì, decisamente, decisamente. Comunque poi voi pensate a questo assetto sovrasmandato, possibile assetto sovrasmandato, diventa una cosa molto, molto, molto interessante. Cioè, quindi una V simile a quella dei moti in bolina, se potete immaginarvi qualcosa del genere. Questo è stato il punto dove loro hanno lavorato. Quindi la mia sensazione è che andrà a sparire sulla barca 2, secondo me non ci sarà più diciamo la pancetta che c'era sotto, e questa è la mia sensazione, probabilmente sbagliando, però ci sarà invece molto probabilmente una superficie più Più diagonale, e io diagonale, sì. penso che anche gli inglesi e gli americani penseranno a una soluzione del genere, molto probabile. Molto probabile, sì, gli americani come abbiamo visto sono molto piatti sotto, per cui ci sta che vogliano mettere un po' di V. Gli inglesi, anche loro, magari vorranno accentuare un po' la loro V, anche se sono quelli che l'hanno fatta per primi. E sì, in questo senso il fatto che abbiamo fatto sparire quella pancetta di sotto, va verso il concetto che probabilmente le barche voleranno molto più di quel che pensassero loro, saranno molto più semplici da manovrare rispetto a quello che loro Esatto. pensassero all'inizio, per cui non hanno più Esatto. bisogno di avere quella modalità mezza dentro, mezza fuori, Alla quale alla pensavano quale pensavano inizialmente. prima e su quale hanno studiato parecchio la barca. Dal punto di vista di attrezzatura non si riesce a vedere molto ancora dalle foto, si nota da una delle foto che hanno pubblicato che hanno un self-taking jib, quindi una rotaia self-taking probabilmente divisa in due per simulare un po' meglio le manovre, sicuramente avranno cercato di farlo più simile Possibile. come manovre possibile a quella grande, ma magari si sono un po' semplificati la vita e hanno fatto una rotaia unica. L'albero è sempre sulla L'albero è sempre sfera, sulla poggia sulla sfera sfera, e e l'albero sembra proprio lui, esatto. sembrerebbe proprio Il lui in rigging scala. anche, Certo. la parte di Sarti sembra anche lei molto simile. E anche qui lo strallo è molto interno rispetto alla prua, Molto ridotto. per cui appunto hanno sfruttato tutta la lunghezza di barca possibile, 40 piedi, ma tenendo i rapporti d'aspetto, diciamo, probabilmente delle vele uguali. Ok, bene, questo direi che è più o meno quello che sembra succedere. Vediamo come andrà questa barca. Sicuramente io la ritengo estremamente interessante, perché, ripeto, secondo me è l'ultima barca che è stata fatta della serie. Non è come dicono loro che più o meno coeva. È veramente data dall'evoluzione di quello che è stato visto sulla prima barca loro e anche sulle altre barche. Secondo Esatto. me è un ottimo punto di partenza, non va sottovalutata questa barca qua, secondo me non va sottovalutata. L'unica cosa che possiamo dire, certamente sull'aerodinamica si potrà lavorare meglio, ma Certamente. i concetti base di questa barca, secondo me, sono innovativi e potrebbero essere l'evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto fino Esatto, adesso. esatto, esatto. Sicuramente un passo avanti rispetto alle barche che adesso navigano. Esatto. Bene, ciao, buona giornata. Ciao, ciao.